in questa carriera, ragazzi, sarete anche voi che mi dovrete, diciamo, non aiutare, cioè mi dovete aiutare, diciamo, dare consigli, insomma, possiamo dire così. Mi dovrete dare i consigli, anche perché è per questo che la faccio qua su Twitch. Quindi, abbiamo l'Hellas Verona, ok? Allora, direi di iniziare. Io vi metto delle opzioni, ok? E poi magari mi consigliate anche voi qualcuno, comunque. Considerando che abbiamo un miliardo di budget, io andrei subito con Forte, magari a cercare uno dei migliori attaccanti magari del mondo, che al momento credo sia Mappé e qualcun altro. Che se Mappé in realtà, ragazzi, non è un granché, cioè è forte sul FIFA, ma nella realtà non sembra un granché. No, ho sbagliato, lui non è Mappé. Bene, ho sbagliato. Quindi Cristina Mappé dov'è? Ecco Kylian Mappé. Solo lui, ragazzi, solo lui costa 154 milioni, ma tanto di sicuro ci andranno a chiedere il minimo 200. Quindi solo lui costa questa cifra, ok? Ed è bello costoso. Prendi il terzino Theo. No, Ryan, io voglio giocatori forti perché dobbiamo andare in Champions, quindi Theo, sì, Theo ci sta. Allora, lui molto probabilmente lo prendo. E comunque avendo un miliardo possiamo strafare. Theo, che comunque non è male, infatti lo volevo prendere. Quindi Theo. Ora trovarlo, ecco. Theo Hernandez, dovrebbe essere questo, sì. Che comunque anche lui è un 84, costa 55 milioni, ma comunque non è male. Magari Ryan cerca di non dirmi tutti quanti i giocatori del Milan, se no non ha molto senso. Quindi iniziamo dal portiere. Il portiere io prenderei o Neuer, che è del Bayern Monaco, che comunque un paio di anni fa era... No, perché amici, no? Com'è possibile? Come si scrive Neuer? Neuer? Vabbè, si chiama Manuel, ragazzi, non so scrivere Neuer. Dicevo, fino a un paio di anni fa Neuer era il miglior portiere del mondo, però adesso è stato superato da Oblak, che è un portiere dell'Atletico Madrid. Infatti, se andate a vedere su Google qual è il miglior portiere del mondo, vedrà Oblak del Real Madrid. Mendy il portiere, ma io volevo prendere sinceramente Oblak. Cioè, anche Mendy ci sta, infatti o prendo Oblak o Mendy. Neuer sono un pochino più tirato sinceramente, ma perché non me lo trova Neuer? Cioè, non capisco. Come si scrive Neuer, ragazzi? Neuer? Cioè, Neuer. Oh, è più forte Mendy. Alisson, anche Alisson ci sta. Là. 12 milioni, lui costa 12, quindi nemmeno tanto. I portieri ce ne ho tanti in mente. Quindi il primo è lui, poi il secondo che ho in mente è Oblak, poi Mendy e poi Alisson, come avete consigliato voi due, Ryan e Lorifire. Allora, Oblak, comunque, che secondo me Oblak è il migliore, perché ha 28 anni e vale 102 milioni, c'ha 90 di overall, ed è anche abbastanza forte. Mettiamo la musica. Quindi lui io lo prenderei. Theo Hernandez dal Milan, 59, tondi, e te li pigli, ciao, buonanotte. Quindi 59, vogliono 98, 10%, no, vogliono 10% la clausola la tolgo, però i soldi se ne vogliono in più gli posso dare un 68, vediamo se me l'accetto. 100, ma ragazzi, ma come, dai, ma mi chiedono 50 milioni in più, non... Ok, che secondo me mi sa che gli possono chiedere fino a 100 milioni per Theo, però mi pare un pochino esagerato, cioè dai. Mi stanno chiedendo 50 milioni in più tra un po'. Vabbè, facciamo una cosa. Io 100 non glieli voglio dare, perché ragazzi, 100 li tra un po' li do ad Alisson, che vale 100. Quindi facciamo che gli diamo non 50, non 60, ma boh, tipo che ne so, 82, boh, perché mi piace. 82 milioni, vediamo. Sì, 82 milioni, te ho preso la Salernitana, perfetto. Attaccanti Mappé, Angel Correa, Benzema, Neymar. Sì, non posso ovviamente uno fra questi, perché l'attaccante ne prende uno solo. Però magari consigliatemi non un attaccante che è tipo o esterno destro o esterno sinistro, ma
un attaccante AS, insomma avete capito, un attaccante centrale, tipo Mappé. Che mi serve un attaccante centrale. Vabbè, Teo, ok. Durata facciamo 5 anni perché le stagioni sono tante. 5 anni alla Salernitana. Accetta. Accettiamo tutto. Soldi, stipendio attuale 51. 51, tieni, 51. 51 questo. Qui diamo 400. Perfetto, vai. Perfetto. Ma come no? Vabbè, Teo non viene, quindi dobbiamo aspettare un paio di settimane. Perché non viene, perché mi sa che gli ho dato troppo poco di stipendio. Vabbè, gli do 60, ragazzi, che devo fare? Vale, gli darò un 10 milioni, un 10 in più, che vi devo dire. Concentriamoci sul portiere, quindi votate in chat, volete Neuer o Black, Mendy o Alisson? Mendy preso, adesso dobbiamo trattare per il suo stipendio. Quindi tra Black e Mendy vince Mendy. Ma me l'aspettavo sinceramente, perché comunque Oblak è più forte di Mendy, ma costa troppo. E se, e ripeto, se un attaccante e un portiere di Napoli mi costano più di 200 milioni, meglio risparmiare, no? Però che sia decente il portiere. In questo caso Mendy è abbastanza decente. Quindi stipendio attuale, se lui c'ha 140.000, non facciamo come Teo che gli diamo meno, gli do di più, gli do 150. 150, bonus 400. Ok, Mendy ragazzi è il primo acquisto di questa carriera. Quindi Mendy va, viene alla Salernitana, primo acquisto. Quindi perfetto, Mendy alla Salernitana. Adesso lo andiamo a sostituire subito al posto di Sepe, che non giocherà mai più. Quindi Mendy preso, perfetto, abbiamo Mendy. Fa stranissimo vedere Mendy alla Salernitana, ma ok. Quindi Mendy preso, adesso dobbiamo comprare i difensori. Quindi avanziamo di un po' di giorni, perché dobbiamo avanzare di giorni, perché poi dobbiamo ricomprare Teo che ce l'hanno rifiutato. E poi compriamo appunto Teo. Abbiamo ragazzi preso Teo per finalmente. Quindi abbiamo già fatto due acquisti, ovvero Mendy e Teo. Quindi abbiamo un pochino a vedere. Eccolo qua Teo. Quindi Dobbiamo metterlo. Quindi lui è un sinistro, quindi in teoria dovrebbe giocare al posto di Ranieri, ma ce ne sono altri, no? Ok, quindi Teo entra ed esce Ranieri. Quindi Teo diventa titolare alla Salernitana. Adesso chissà che numero gli hanno dato a Teo. Fammi vedere ragazzi, voglio vedere Mendy con la maglia della Salernitana, perché è troppo bello. Oh mio Dio, Mendy con la maglia della Salernitana, e anche Teo con la maglia della Salernitana voglio vedere. Oh mio Dio ragazzi, ve lo immaginate Teo con la maglia della Salernitana? Aiuto! Non perché la Salernitana sia una squadra brutta, ma perché è strano, proprio strano, cioè, fa strano. Ah, Sepe la Salernitana l'ha presa in prestito al Parma. Oh mio Dio, 38 anni è vecchissimo. Ranieri l'hanno preso in prestito? O l'hanno dato in prestito? Non ho capito. Cioè non ho capito, Ranieri ragazzi l'hanno dato in prestito alla Fiorentina? Ah no, l'hanno preso in prestito dalla Fiorentina. Dragusin l'hanno preso in prestito dalla Juve. Ragazzi, quanta gente l'hanno preso in prestito? Delli Carri, oh mio Dio, questo qua ragazzi fa schifo. Non corre, non ha un polmone. Lui in prestito dal Venezia. Lui in prestito dall'Atalanta, ragazzi, oh mio Dio. Lui in prestito dal Mosca, se non ho visto male. Lui in prestito dall'Udinese. Ma ragazzi, quanta gente hanno preso in prestito? Lui dalla Juve. Vabbè. Ah, lui in prestito dal Torino. Ma ragazzi, secondo me lui lo scattano per forza. Hai messo Teo a destra, non a sinistra. Giusto, sono scemo. Quindi ragazzi, togliamo lui e mettiamo Correa, che abbiamo preso dall'Atletico. Poi Ribéry lo lasciamo, quindi ok, Ribéry lo lasciamo perché c'ha comunque quasi 80. Verdi io lo leverei e andrei a mettere un altro, quindi mi serve un altro attaccante. Kanté no ragazzi, non mi ispira. Quindi un altro. Allora, adesso ragazzi mi serve uno che sia al posto di Di Verdi. Quindi uno che ovviamente non costi tanto, Tipo che ne so, Lautaro 78, cioè tanto.
Messi per esempio, anche lui 78. Oppure quello che costa meno in realtà è Insigne, che può fare tutti e tre, può fare sinistro, centrale o destro. Di Maria, ragazzi, Di Maria, vediamo quanto costa. Vediamo quanto costa Di Maria. Se non costa una sassata, prenderò Di Maria. Visto che mi state dicendo tutti di Di Maria, quindi Di Maria, vediamo Di Maria. Non c'è però, come faccio? Come si chiama, ragazzi, il nome di Maria? Perché non me lo trovo, Di Maria è tutto attaccato. Non posso fare spazio. Di Maria. Ci fa prima, ragazzi, a fare così, guarda, di Cristina. Campionato, Ligue 1. Tanto Di Maria, se non sbaglio, gioca nel PSG, quindi Ligue 1. Attaccanti, no, ho sbagliato. Angel, vabbè, facciamo così, ragazzi, ormai. PSG, tocca a chiudere PSG. Ecco, PSG. PSG, cerca, vai. Attaccanti, eccolo, Di Maria. Di Maria 42, ecco, Di Maria perfetto. Prendiamo, ragazzi, Di Maria, vai. Di Maria sia. Prendiamo Di Maria e arrivederci, vai. Così abbiamo finito gli attaccanti. E non abbiamo nemmeno speso una sassata, perché comunque ci sta. Quindi Di Maria alla Salernitana, let's go. Non si può vedere Di Maria alla Salernitana, però va bene. Quindi 42 milioni, tieniti. Anzi, siccome sicuro mi chiederà di più, vediamo 47. Vediamo un po'. Intanto partiamo così. Ok, 47 milioni. Di Maria viene alla Salernitana. Adesso dobbiamo trattare per lo stipendio. Poi abbiamo preso Di Maria. Una volta preso Di Maria, dobbiamo iniziare a fare i difensori. Che di cui uno, di cui il sinistro, il terzino sinistro ce l'abbiamo già, cioè Teo. Quindi quello lo possiamo lasciare stare. Dobbiamo iniziare a pensare ai difensori e poi al centrocampo, che non abbiamo fatto niente lì. E poi possiamo già iniziare a simulare le varie stagioni. Anche perché così vedremo quante stagioni ci vorranno per andare poi in Champions. Quindi 5 anni ti vanno bene, amico mio? No, un anno. Amico, dai, 3. Un anno, vabbè, un anno. Quindi lui la prossima se ne va, bene. Lui è quello che per ora ha firmato di meno. Stipendio Di Maria, ragazzi, l'abbiamo preso. Viene la Salernitana, perfetto. Quindi adesso lo andiamo a mettere qua negli attaccanti. E giocherà lui invece al posto di Verdi, mentre Ribéry invece lo terremo, perché comunque Ribéry è quello più forte di tutta la squadra. Quindi Di Maria giocherà al posto di Verdi, mentre Ribéry lo terremo. Quindi l'attacco l'abbiamo finito, adesso dobbiamo concentrarci su ci manca, allora, ci manca, vi dico cosa ci manca, così me lo dite. Allora, ci manca un terzino destro che rimpiazzi Mazzocchi, un difensore centrale che rimpiazzi Dragusin e un altro difensore centrale che rimpiazzi Fazio, perché appunto il terzino sinistro, che è Teo Hernandez, il terzino sinistro abbiamo già preso, ovvero Teo, quindi il terzino sinistro è l'unico che abbiamo completato. Ci servono due difensori centrali che non costano una sassata e che siano forti, e un terzino destro. Dopodiché passiamo al centrocampo e poi abbiamo finito con gli acquisti. Quindi avete detto Barella, con centrocampisti Kovacic e Bernardo Silva, Rodio De Clam Rice, che costa 70 milioni. No, ragazzi, prima facciamo i difensori e poi i centrocampisti. Abbiamo preso Varane dallo United, adesso dobbiamo trattare per il suo stipendio. Poi prendiamo l'altro centrale che è Koulibaly, e l'altro difensore centrale che è Koulibaly. E poi dobbiamo comprare soltanto un terzino destro, e con la difesa abbiamo già finito. Poi possiamo dedicarci al centrocampo. 5 anni alla Salernitana, ci stai? No, 3 anni, Varane starà 3 anni alla Salernitana, quindi gli diamo la clausola perché non ci interessa. Dumfries, no, Ryan, Dumfries è centrale, però no, centrocampista Dumfries, giusto. Stipendio 100? Vabbè, facciamo una cosa. 120 di stipendio, bonus di ingaggi, un 400.000, va. Vediamo un po'. Va bene, tieni. Quindi, Varane preso la Salernitana come altro difensore centrale. Adesso andiamo a decidere invece insieme, eccoci, cosa ho fatto. Adesso abbiamo preso quello lì alla Salernitana, adesso ci rimane soltanto la cosa finale, cioè finale, una delle ultime cose, che è prendere
intanto mettiamo i due nuovi acquisti, che sono Koulibaly come difensore centrale che giocherà al posto di Dragusin, e abbiamo poi Varane, Rafael Varane, sempre centrale preso dallo United, che giocherà come centrale al posto di Fazio. Poi, quindi questa è la difesa, ci manca da comprare il terzino destro che rimpiazzi Mazzocchi, e poi centrocampo, ci dedichiamo al centrocampo e abbiamo finito con gli acquisti. Alfonso Davy. Tra l'altro ragazzi, scusatemi, questo qua. No, c'era Ruben Dias. Me lo avete consigliato, però costa una sassata, quindi meglio che non l'ho preso. Quindi, terzino destro, potremmo prendere Alfonso Davies. Ok, Alfonso Davies, vedremo. Tanto qua ragazzi, compriamo Carvajal dal Real come ultimo difensore, cioè terzino destro. Come idea, ripeto, come idea del centrocampo, come primo centrocampista, io comprerei Müller dal Bayern Monaco. Poi ditemi voi. Tonali, no raga, io ragazzi, io dalla Serie A magari eviterei di comprare, perché comunque sono più forti all'estero. Comprerei o in Germania o in Inghilterra o in Spagna, che sono forti. Anche in Francia, a parte PSG, ragazzi, non è che c'è. 5 anni diamo. Kovacic, Rodri, Barella, Bernardo Silva o Jorginho. Ma costano troppo, ragazzi, questi. Vediamo un attimo. Ignora clausola. Accetta. Abbiamo preso, ragazzi, Carvajal alla Salernitana. Perfetto. Quindi adesso che abbiamo preso Carvajal alla Salernitana, in teoria. Ce lo dovremmo avere, vero? Yes. Vero? Yes. Carvajal, preso. Lo andiamo a mettere subito come terzino destro al posto del povero Mazzocchi, che era rimasto in mezzo tra i bravi, diciamo, perché lui fa schifo. Quindi Salernitana, adesso abbiamo completato il portiere, i difensori e l'attacco. Ci manca soltanto il centrocampo. Verratti, Verratti ci sta, ragazzi. Verratti non è male, Verratti. Allora, vediamo tutti quelli che mi avete consigliato. Verratti. No, aspettate. Che ho fatto? Marco Verratti. Ma Verratti c'ha 87, 75 milioni, PSG, ci può stare. Quindi Verratti è un'opzione, che lo andiamo subito a mettere nel mercato. L'altra opzione è Kovacic, oppure la mia che è Müller, quindi. Dobbiamo prenderne 3 di centrocampisti, e quindi considerate che è molto bene, se ce ne sono 3 e basta, cioè questi 3 che appunto avete detto voi, andrò a comprare proprio questi 3. Müller, ecco, Thomas Müller, 31 anni, Bayern Monaco, 87, 56, perfetto. Tonali, Barella, vediamo Rodri, vediamo un attimo Rodri. Tonali no, Barella magari, Barella sì, Tonali no ragazzi, Tonali no. Rodri, Manchester City, 87, 90, Vabbè, comunque i soldi, non ho visto quanti soldi abbiamo, ma non credo che ne abbiamo pochi, cioè, non credo che abbiamo tanto. Quindi ragazzi, direi di contattare come primo centrocampista Müller al Bayern Monaco, vediamo un po' se viene dalla Salernitana da noi. Costa 66 milioni, se non ho visto male, quindi leggiamo 66 milioni. 67. 67 milioni per Müller, ci chiedono 83, va bene. Abbiamo comprato Müller per 83 milioni dal Bayern Monaco. Adesso trattiamo per il suo stipendio e poi vediamo un pochino insieme. Jorginho, no ragazzi, Jorginho dopo che ha sbagliato i rigori con l'Italia non lo compro, mi dispiace. Non mi interessa. Quindi, cruciale, ruolo. Ok. 3 anni va bene, 3 anni alla Salernitana. Accettiamo anche questo. Stipendio. Lui c'ha 140.000 adesso, attuali, quindi gli diamo 50, non facciamo l'errore di prima, 50. E bonus di ingaggi gli diamo 400.000, qui ci sta. 150 di stipendio, 400. Müller alla Salernitana. Adesso dobbiamo comprare gli ultimi due centrocampisti, poi la Salernitana da Champions è pronta. Quindi, adesso, Müller, vieni qua.
ultimi due acquisti, ultimi due centrocampisti da comprare, poi la Salernitana da Champions è pronta. Quindi Müller, allora Müller, boh, lo mettiamo qui in mezzo. No, meno uno. Qui meno uno. Qua meno uno, vabbè, cioè, tutti e due meno uno, mettiamolo qua. Müller preso, bene. Verratti, Kovacic, Müller. Va bene. Facciamo una cosa, ragazzi. Verratti io lo prendo. Quindi Verratti, Müller. Ma come? Io adesso voglio prendere Barella. 60, perché dobbiamo dare sempre di più, se no rifiuta. 400 di bonus di ingaggi, come faccio a tutti. Perfetto, Verratti alla Salernitana. Adesso ci manca da comprare l'ultimissimo centrocampista e poi abbiamo finito e possiamo iniziare il magari la prima partita di questa live. Poi sabato prossimo in live continueremo questa challenge, insomma. Quindi Verratti, perfetto, eccolo qua. CC 87, giocherà al posto di Koulibaly. Sì, ultimo centrocampista, ragazzi, compro Barella, che a quanto pare ha vinto, quindi Barella dall'Inter, che è l'ultimo acquisto della Salernitana da Champions, e poi possiamo iniziare a giocare con questa Salernitana da Champions. Quindi Barella dall'Inter, quindi 77 milioni. A questo punto, ragazzi, diamo 80, gli diamo 80, così siamo così in Inzaghi, magari ci dice, ok, 80 milioni per Barella, 125 milioni, addirittura più di Verratti, no, troppo. Vediamo un bel, no, non 85, ma un bel 95 milioni. Niente, va bene. 125 milioni per Barella mi pare un pochino troppo, però va bene. Tanto, ragazzi, era l'ultimo acquisto di questa live che dovevamo fare. E l'ultimo acquisto in generale di questa squadra, quindi ok, ci sta. Un tantino di più da spendere. Stipendio. No, sbagliato. Accetta. 5 anni. Procediamo. Sì. Stipendio, va bene. Abbiamo preso Barella, quindi adesso la Salernitana da Champions è pronta. Abbiamo finito con gli acquisti. E adesso facciamo un breve mini recap di tutti gli acquisti che abbiamo fatto. E poi magari facciamo qualche partita e poi chiudo con la live, perché ragazzi sono mancati troppo, ragazzi, con la discina. Quindi Barella è un CC 85, giocherà al posto di Castanos. Quindi questa è il recap della Salernitana da Champions. In porta c'è Mendy, 86 di overall, preso dal Chelsea. Poi difensore abbiamo come terzino destro Carvajal, 85 di overall, preso dal Real Madrid. Poi come difensore centrale abbiamo Koulibaly con 86 di overall, preso dal Napoli. E Rafael Varane con 86 di overall, sempre difensore centrale, preso dal Manchester United. E infine come terzino sinistro abbiamo Theo Hernandez con 84 di overall, preso dal Milan. Poi centrocampo abbiamo Barella con 85 di overall, preso dall'Inter. Verratti con 87 di overall, preso dal Paris Saint Germain. E Müller con 87 di overall, preso dal Bayern Monaco. Infine attaccanti abbiamo Di Maria come destro con 86 di overall, preso dal PSG, anche lui. Poi abbiamo Angel Correa con 83 di overall, preso dall'Atletico Madrid. E infine Ribéry con 78, che è rimasto alla sua squadra perché è decente. Quindi questa è la Salernitana da Champions e adesso possiamo dedicarci alle partite. Adesso, ragazzi, che abbiamo passato il turno in Coppa Italia battendo 3-1 il Verona, adesso c'è la cosa più bella di questa challenge, la simulazione della prima stagione, perché adesso simulerò tutta quanta la prima stagione di questa squadra, perché andremo insieme a vedere, ok? Quindi simulerò fino all'ultima partita che ci sarà, ovvero fino a maggio 2022, e andremo insieme a vedere, ok, fin dove arriveremo, se ci qualificheremo già ai gironi di Champions della prossima stagione, che faremo nella prossima live, oppure se, che ne so, ci qualifichiamo in Conference, in Europa League, oppure se non ci qualificheremo in nessuna coppa. In questo caso faremo un'altra stagione. La challenge consiste anche nel vedere quante stagioni ci metterà la Salernitana non ad arrivare in Champions, ma a vincere la Champions. Quindi innanzitutto quante ci metterà ad arrivare in Champions e poi quante ci metterà per vincerla. Intanto prima partita di campionato vinciamo 3-1 contro la Sampdoria. Bene. E adesso abbiamo il 29 agosto il Verona. Vediamo un po'. Verona
Ok, Verona. Il Verona abbiamo vinto 1. No, abbiamo pareggiato contro il Verona 1-1. Poi abbiamo il 12 settembre, dopo la pausa nazionale, la Roma in casa a Salerno. Quindi vediamo un po' se riusciamo a batterla. Anche se con questi giocatori credo proprio di sì. Quindi abbiamo in casa la Roma e la vinciamo 3-2. Bene. Poi abbiamo il 18 il Genoa. A Genova giochiamo. Vediamo un po' se vinciamo. Battiamo il Genoa. Beh, abbiamo vinto contro il Genoa. Poi il Sassuolo abbiamo vinto 2-1. Il Milan abbiamo vinto 4-3, se non ho visto male. E siamo già a ottobre 2021. Bene. Quindi adesso dobbiamo vedere un po' come andrà. Abbiamo il Torino, abbiamo perso prima sconfitta contro il Torino. Attenzione, prima sconfitta della Salernitana. Il 16 ottobre abbiamo una delle partite più difficili di campionato contro la Juve. Abbiamo partite difficili: Juve, Inter, Napoli e poi Cagliari. Contro la Juve vinciamo, perfetto. Poi abbiamo l'Inter il 23 ottobre, che è l'ex squadra di Barella. Vediamo un po' se riusciamo a portarci a casa la partita. Vinciamo anche contro l'Inter. Contro il Napoli vinciamo anche contro il Napoli, ragazzi, le stiamo vincendo tutte. Contro il Cagliari, che è l'ultima di ottobre, la vinciamo, se non ho visto male. Poi il 7 novembre abbiamo la partita in casa contro la Lazio. Poi abbiamo il Venezia il 20 novembre e il 28 novembre abbiamo la Fiorentina. Contro la Lazio vinciamo 4-2, se non ho visto male. Il 20 novembre abbiamo il Venezia, che giochiamo appunto a Venezia. Quindi vediamo un attimo. Contro il Venezia vinciamo 3-0, easy. E poi come ultima partita di novembre 2021 abbiamo la Fiorentina in casa a Salerno. Vediamo un po' se riusciamo a vincere contro la Fiorentina. Vediamo un po'. Vinciamo anche contro la Fiorentina 2-1, ok. Per ora siamo già a dicembre, abbiamo soltanto una sconfitta contro il Torino. Poi abbiamo vinto tutte. Poi abbiamo l'Empoli il 4 dicembre e vinciamo 2-0, quindi per ora abbiamo vinto. Siamo a dicembre e abbiamo soltanto una sconfitta in tipo, più di 10 partite già fatte. Abbiamo poi l'11 dicembre in casa l'Udinese, che vediamo un po' se riusciamo a vincere contro l'Udinese, ma in teoria dovremmo riuscirci a farlo, dovremmo farcela. Abbiamo in casa l'Udinese l'11 dicembre, che vinciamo 4-1. E poi come ultima partita del 2021, ovvero ultima partita dell'anno, abbiamo il 18 dicembre il Bologna, che giochiamo in casa a Bologna, che giochiamo appunto a Bologna. Quindi ultima partita dell'anno contro il Bologna, vediamo il 18 dicembre, vediamo se riusciamo a vincere. Contro il Bologna pareggiamo, mi sa, sì. Contro il Bologna pareggiamo 1-1. Quindi per ora abbiamo una sconfitta e siamo a gennaio e abbiamo soltanto una sconfitta in tipo quasi 15 partite. Due pareggi, se non ho visto male, e poi tutte quante vittorie, quindi ci sta. Siamo, ragazzi, già arrivati a gennaio 2022. Mancano 5 mesi nemmeno alla fine della prima stagione di questa challenge. Vedremo un po' come andrà a finire. Questo è il calendario della prima stagione, ragazzi. Purtroppo perdiamo la finale di Coppa Italia il 19 maggio 2-1 contro la Lazio, quindi non ci portiamo a casa il trofeo della Coppa Italia e la qualificazione assicurata all'Europa League, e soprattutto non ci portiamo a casa il primo trofeo di questa challenge. Ma tutto sommato, in una stagione abbiamo fatto un botto di vittorie. Non le ho purtroppo contate perché erano talmente tante che non potevo contarle. Però abbiamo fatto la bellezza di 9 pareggi in una stagione e di 3 sconfitte in una stagione. Quindi, ragazzi, 3 sconfitte basta in un'intera stagione e 9 pareggi in un'intera stagione. E poi tutte quante vittorie il resto. Quindi, adesso la cosa che mi interessa di più vedere è come siamo arrivati in classifica. Ok, allora, la prima stagione finisce, ci qualifichiamo alla Champions, ma era ovvio questo. Ci qualifichiamo alla Champions, purtroppo non vinciamo lo scudetto lo vince il Milan, secondi arriviamo noi con 87 punti, terza la Juve con 73, quarto l'Inter con 70, quinta l'Atalanta che va in Europa League con 64, sesta la Lazio che va sempre in Europa League con 62, e poi settimo il Napoli che va in Conference con 61, e poi la Roma ottava che non va da nessuna parte con 54.
Poi nono il Torino, decimo il Sassuolo, undicesimo lo Spezia, dodicesimo il Genoa, tredicesimo l'Udinese, quattordicesimo il Cagliari, quindicesimo la Sampdoria, sedicesimo la Fiorentina, diciassettesimo la Verona. In zona della secessione troviamo diciottesimo il Bologna, diciannovesimo il Venezia e ventesimo e ultimo l'Empoli. Quindi vanno in Serie B il Bologna, il Venezia e l'Empoli. Ovviamente la Serie B non c'è, quindi facciamo finta che però ci vadano. Quindi vanno in Serie B il Bologna, il Venezia e l'Empoli, che retrocedono. Noi ci qualifichiamo ai gironi di Champions, quindi la prossima stagione saremo già in Champions. Quindi in una stagione siamo riusciti quasi a vincere uno scudetto, una Coppa Italia, addirittura a qualificarci alla Champions. Comunque non abbiamo vinto lo scudetto per pochissimo, l'ha vinto il Milan tipo un paio di punti più di noi, perché il Milan è arrivato prima e quindi ha vinto lo scudetto con 93 punti, noi secondi con 87 punti. Ma l'importante è che dopo una stagione ci siamo già qualificati ai gironi di Champions, che si giocheranno appunto nella prossima stagione 2022-2023. Quindi siamo in Champions insieme al Milan, alla Juve e all'Inter come squadre italiane. In Europa League come di squadre italiane ci vanno l'Atalanta e la Lazio, e in Conference ci va il Napoli. Quindi siamo riusciti comunque ad arrivare in finale di Coppa Italia contro la Lazio. Purtroppo però non siamo riusciti a portarci a casa il primo trofeo di questa stagione e il primo trofeo di questa carriera. Soprattutto non ci siamo riusciti a portare a casa la Coppa Italia. Abbiamo sfiorato già alla prima stagione lo scudetto, la Coppa Italia e basta. Quindi dopo una stagione ci qualifichiamo ai gironi di Champions, sfioriamo lo scudetto e sfioriamo anche la vittoria della Coppa Italia, quindi perfetto. La prossima stagione spero a questo punto di vincere la Champions, o comunque di cercare di arrivare almeno ai quarti, perché comunque finché non vinciamo la Champions questa serie andrà avanti. Ma molto probabilmente, secondo me, sabato prossimo la Champions la vinciamo e finisce la serie, comunque va bene. Io spero la prossima stagione di riuscire a fare il tripletto, ovvero vincere Champions, scudetto e Coppa Italia. Vediamo se ci riusciremo. Comunque concludiamo questa stagione con dei miglioramenti. Ovviamente Ribéry è diminuito un botto, non è più 79 ma è 74, perché appunto a quanto pare sta calando con l'età e molto probabilmente si ritirerà non in questa stagione, magari la prossima. Correa è salito un bel po' a 85. Di Maria è salito forse anche lui. Müller è rimasto uguale, mi pare. E Verratti pure. Barella è rimasto più o meno uguale. Poi abbiamo Theo Hernandez che è arrivato a 86, Varane 87, Koulibaly 86, Carvajal 85, che è rimasto uguale. Mendy anche lui più o meno è rimasto uguale. Quindi questa è la formazione. Quindi ragazzi, direi che per questa live è tutto. Spero che vi sia piaciuta. Abbiamo simulato la prima stagione con la Salernitana e quindi poi vedremo un po' la prossima volta cosa riusciremo a fare. Io ragazzi vi do appuntamento a sabato prossimo con il continuo di questa serie. Ryan, sei arrivato adesso, ma ti faccio vedere la squadra. Praticamente ho simulato tutte quante la prima stagione e sono arrivato secondo in classifica. Ho sfiorato lo scudetto, sono arrivato in finale di Coppa Italia contro la Lazio, ma ho perso purtroppo, quindi abbiamo sferrato anche la vincita della Coppa Italia alla prima stagione e ci siamo già qualificati alla Champions. Quindi prossima stagione cercheremo di fare il tripletto, ovvero vincere la Champions, lo scudetto e la Coppa Italia. Ovviamente finché non vinceremo la Champions questa serie non finirà, quindi se potete a casa sabato prossimo facciamo la prossima stagione e non che sennò arriviamo in semifinale di Champions e poi ci buttano fuori. Appunto rifaremo di nuovo un'altra stagione, perché l'obiettivo è riuscire a vincere la Champions con la Salernitana. Quindi io spero che questa live vi sia piaciuta. Noi ci vediamo sabato prossimo sempre più o meno alle ore 18 in live per continuare questa serie e per giocarci la seconda stagione con la Salernitana e provare a vincere la Champions, lo scudetto e la Coppa Italia. Ma la cosa più importante ovviamente che dobbiamo provare a vincere è la Champions, perché finché non la vinceremo la serie continuerà ad andare avanti. Detto ciò, io spero che la live vi sia piaciuta. Vi ringrazio per aver partecipato e vi ringrazio per avermi aiutato a comprare giocatori vari eccetera. L'estratto di questa live lo vedrete molto probabilmente o domani o dopodomani sul mio canale YouTube.
datemi il tempo un pochino di montarlo, eccetera. O più tardi sul mio canale YouTube, oppure domani, domani mattina uscirà il video su Pokémon Diamante Lucente, dove vi mostro come ottenere Shaymin. E detto ciò, noi come sempre ragazzi ci vediamo con una prossima live, sempre qui sul mio canale Twitch. Noi ragazzi come sempre ci vediamo con una prossima live. Ciao ciao.